Ferrara capitale delle relazioni commerciali per due giorni, giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2024, quando diplomatici, consoli e ambasciatori di 27 paesi e 5 continenti hanno raggiunto la città estense per partecipare ai Diplomatic Days organizzata da Cipro, Agenzia per lo Sviluppo. All'iniziativa hanno partecipato rappresentanti di diversi paesi, dalla Francia alla Nuova Zelanda, passando per Cina, Arabia Saudita. Sudafrica, Argentina, India e Brasile. Venerdì la delegazione ha fatto visita ai gruppi internazionali presenti in provincia, giovedì invece a Palazzo Muzzarelli Crema a Ferrara la presentazione di attività eccellenti. Un piccolo aneddoto, abbiamo fatto alzare la mano chi era stato presente nel nostro territorio, nella nostra città, soltanto tre persone, pensate su tutta una platea di oltre 100 persone ha detto che era stata presente. Quindi direi l'intento è proprio questo, ossia quello di eh, riuscire a creare quel volano positivo soprattutto sul mondo produttivo, industriale, comunque economico, che abbia una ripercussione economica che vada a favore del nostro territorio. Abbiamo rappresentanti di Europa. Latina America, Nord America, eh, Asia, Africa, Medio Oriente e anche Australia perché abbiamo anche la Nuova Zelanda. La finalità è quello di creare diciamo, l'hummus per attirare investimenti esteri nella nostra provincia. Figura centrale dell'evento SIPRO Anna Fregnan e giovedì è stata la giornata di saluti istituzionali. Ringrazio SIPRO per questa occasione di scambio e condivisioni. Qui a Ferrara avete la possibilità di incontrare delle eccellenze che danno il segno della strada intrapresa dal nostro Paese eh, sotto l'aspetto dell'innovazione, di un'economia sostenibile, di un nuovo modello di produzione. E sono sicuro che sarete in grado di valutare quello che l'Emilia Romagna eh, con l'Italia intera rappresenta ed è in grado di mettere a disposizione nel mondo. Uh, questo come risposta alle sfide globali che, che noi tutti dobbiamo affrontare. Gli amici di Ferrara uh, questo lo hanno capito tanti anni fa, uh, come dimostrano le molte, le molte eccellenze di questo territorio, riconosciute a livello nazionale e a livello internazionale. I Diplomatic Days hanno riscosso consensi a tutti i livelli. Sicuramente è una bella idea, innovativa anche, speriamo che non ce la copino molte altre province dell'Emilia e Ferrara ha bisogno di innovazione, di idee e di intraprendenza e soprattutto di imprenditoria. La possibilità di avere degli, um, dei console che comunque visitano e conoscono il nostro territorio che purtroppo forse è misconosciuto è un'ottima possibilità. Quindi ben venga per Ferrara e ne ha veramente molto bisogno. Prima scherzando ho fatto anche una battuta, siamo un poi tornati indietro nel tempo quando c'era il Ducato Estense dove gli ambasciatori di tutto il mondo arrivavano a Ferrara e tornando nei loro paesi d'origine descrivevano le bellezze eh, culturali, e monumentali di questa città. Oggi cerchiamo di portare avanti questo percorso, eh, di attrarre ricchezza, di attrarre eh, investimenti e, ed oggi è un primo momento e faremo un bilancio. Uh, un bilancio su cui terremo conto anche uh, nei, prossimi, nei prossimi mesi, perché è mia volontà creare un ufficio apposito uh, nel prossimo mandato che ci sarà, uh, per quello che riguarda appunto una sorta di internazionalità uh, del, degli interventi uh, di carattere economico. Quindi vorrei che diventasse un po' un appuntamento fisso uh, tutti i giorni e tutto l'anno. Ecco. Cosa può fare un ente come il Comune per attrarre, oltre a questo, questo che ho appena detto, mh, facilitare anche dal punto di vista della fiscalità gli insediamenti? Ma la fiscalità sicuramente ha un ruolo importante, ma quello che ho nel del mio vissuto politico e amministrativo, agli imprenditori serve velocità, velocità burocratica, avere aree industriali già pronte per poter realizzare i propri progetti avere la possibilità di dialogare direttamente con gli amministratori, con i dirigenti del comune per poter intraprendere ovviamente quella che è la loro attività produttiva. Quando intendo attività produttiva io ragiono sempre dalla, dalla grande industria all'artigiano, al commerciante, all'agricoltore e anche al ristoratore, al bar, quindi tutte le attività per noi danno ricchezza e noi cercheremo e cerchiamo... Di trattare sempre tutti nella stessa maniera perché chi investe sul nostro territorio, sia che sia ferrarese che venga dall'estero o da dall altre parti d'Italia, per noi è il benvenuto perché solo con la ricchezza di un imprenditore si può creare anche la ricchezza di un welfare che andiamo a amministrare per poi dare la possibilità a tutti di star bene. A chi è pronto a investire a Ferrara, come regione abbiamo voluto dare un messaggio molto chiaro che siamo noi. Regione per primi a investire su questo territorio, ne sono testimonianze i dati di bilancio. 560 milioni di euro investiti in infrastrutture in questo territorio negli ultimi sei anni. E anche le principali infrastrutture che eh, Su cui stiamo lavorando e che vogliamo realizzare passano per Ferrara. Cispadana da un lato, Terza Corsia Ferrara-Bologna dall'altro e Statale 16, per connettere Ferrara con Bologna, Ravenna e Modena e quindi rimetterla al centro di un sistema regionale rispetto al quale Ferrara sconta purtroppo la lontananza dalla Via Emilia. Un'occasione importante per Ferrara, questa dei Diplomatic Days, eh, una possibilità di attrarre investimenti e anche, si spera, insediamenti, perché ce n'è bisogno, farebbe bene a tutto il territorio. Farebbe bene a tutto il territorio provinciale, appunto, della provincia di Ferrara. È un'iniziativa che CIPRO ha voluto fare con grande professionalità, un parterre di persone veramente importanti, è un modo per far conoscere il nostro territorio provinciale, le sue vocazioni, le sue peculiarità. E credo che abbia ben fatto e ben organizzato l'evento. Ecco, lei prima ha elencato varie cose che la provincia ha potuto fare per rendere migliore il territorio, c'è tanto da fare. Sì, c'è tanto da fare, eh, alcune cose sono state già fatte, eh, già abbiamo nel 2023 avviato lavori importanti sia per quanto riguarda la messa in sicurezza della viabilità ma soprattutto 30 milioni importanti per la messa in sicurezza per i lavori fatti agli istituti superiori delle scuole superiori eh, tanto c'è ancora da fare, tanto abbiamo in programma la cosa importante è che i nostri uffici della provincia con grandi difficoltà dal punto di vista numerico delle persone sono riusciti a cogliere tutti i finanziamenti e non perderne manco uno ecco, quindi questo è un pregio che va, va fatto ai dirigenti e tutto il mondo eh, e tutti i lavoratori della provincia. Provincia che ha un'agenzia, la CIPRO, che da 23 anni lavora per attrarre attività, più di 100 le imprese ospitate dal 2001. È l'agenzia dello sviluppo del territorio della nostra provincia e quindi come tale ha l'obbligo istituzionale di creare elementi positivi di attrattività, quindi riuscire anche ad accompagnare chi crede nel nostro territorio ad essere facilitato nell'insediare attività di natura produttiva. Giovedì, tra le realtà conosciute dai diplomatici, consoli e ambasciatori, c'era IFM Ferrara, società consortile per azioni di cui fanno parte le principali aziende, tra cui Yara, Versalis e Lion del Basel, insediate nel polo industriale. Devo essere sincero, abbiamo anche già avuto qualche richiesta, soprattutto da qualche delegazione estera, io naturalmente li ho invitati al Polo perché abbiamo tanti spazi, ma soprattutto tante possibilità e soprattutto tante utilities. Da noi è facilissimo insediarsi. Ecco, insediarsi è facile a dirsi, però ci sono tante, tanti passaggi. Eh, sì, a tal punto tale che al nostro interno abbiamo due cose non fondamentali: abbiamo un dipartimento che segue le imprese che si vogliono insediare, li aiuta a fare diciamo, tutti i documenti, tiene in contatti con il comune, conosciamo perfettamente le cose che si possono fare e quelle che non si possono fare, i rapporti sia con la CIPRO che con il comune sono estremamente buoni ma soprattutto abbiamo la tecnologia per capire che cos'è che si può fare. seconda cosa che abbiamo adesso è addirittura un centro di formazione che può rilasciare i certificati e fare tutte le formazioni per tutti i lavoratori che devono venire a lavorare lì dentro. Anche l'università ha un ruolo fondamentale nell'ottica di crescita del territorio. Sin dalla prima idea di SIPRO di organizzarla, ci ha visto partecipi e anche interessati a continuare nel percorso di creazione di un ecosistema territoriale in grado di attrarre. Non solo studenti, non solo ricercatori, ma anche imprese e far sì che lo sviluppo possa effettivamente portare la città ad una maggiore visibilità nazionale e internazionale. Ecco, UNIFE attraverso anche la ricerca può essere un attrattore per questi investitori? Assolutamente, eh, la, la ricerca, soprattutto la ricerca non solo di base ma industriale, ovvero quella rivolta prima di tutto alle applicazioni pratiche e ai bisogni delle imprese, è un tassello fondamentale e che inevitabilmente vede l'università come, come protagonista. Peraltro le testimonianze aziendali che abbiamo visto durante le Diplomatic Days danno anche quella dimostrazione plastica di come la ricerca possa poi trasformarsi in opportunità di innovazione per nuove imprese e anche per le imprese esistenti. Nuove imprese supportate dalla ricerca come la start-up Lepitec che produce dispositivi medici personalizzati che migliorano la qualità di vita dei pazienti partendo dal settore della neurochirurgia con stampi in silicone per la realizzazione di protesi craniche personalizzate direttamente in sala operatoria. L'occasione dei Diplomatic Days si è rivelata ottima per costruire relazioni. Stiamo avendo ritorni importantissimi perché Ciò che permette di fare startup è l'energia e le persone che si vanno a conoscere. Ecco che qui è un concentrato di entrambe. Purtroppo sembra banale, ma il secondo fluido più importante per una startup è quello della finanza. Eh, pertanto se non c'è voglia di innovare e se non c'è dall'altro canto la finanza, non si riesce a fare in, in, impresa in Italia. Ancora meno qui, però siamo fortunati perché il territorio ferrarese è molto fertile. un ecco, territorio fertile, però voi guardate anche all'estero, eh, guardate nuovi mercati, quali? Allora, specialmente partendo dall'Europa, quindi Francia e Germania, poi con ambizione Cina, India e Sud America. A proposito di ricerca e innovazione, a Ferrara c'è un'eccellenza, Macros, nata per creare sistemi archivistici altamente sofisticati per proteggere documenti e opere d'arte da fuoco, acqua e deterioramento. Abbiamo avuto delle manifestazioni di interesse veramente spontanee. Devo dire che abbiamo trovato dei diplomatici curiosi, curiosi di sapere cosa potevamo offrire, cosa il terreno di Ferrara può offrire, sia per quanto riguarda possibili contatti con aziende che possono insediarsi su Ferrara, ma anche per trovare delle partnership. Sono molto incuriositi e sono rimasti piacevolmente sorpresi da questa iniziativa che è unica nel suo genere e quindi speriamo di raggiungere le aspettative che ci eravamo posti. Abbiamo cercato di presentare loro cosa con la collaborazione che viene fatta dall'imprenditoria ferrarese con l'università e quello che offre Ferrara possa rappresentare per questi paesi e hanno detto bene, saremo a disposizione per trovare soluzioni, per trovare partner, per fare sinergia. Quindi veramente questo è un evento che ha dimostrato fin da subito di essere un evento unico. E veramente ci ha dato una bella emozione devo dire questo, questo intervento io devo dire che sono particolarmente contento perché quando abbiamo esposto le nostre novità non solo mia, della Normacus ma anche delle altre aziende di Ferrara abbiamo visto Tantissimo interesse e quasi stupore di quello che, abbiamo, che, hanno, che hanno sentito. E quindi ci auguriamo che veramente questo um, evento possa portare eh, veramente eh, un'attenzione su Ferrara e possa portare veramente un, un interesse di aziende ferraresi verso l'esterno, ma anche di partner internazionali verso, verso Ferrara. Ce auguriamo veramente, questa è l'occasione giusta, credo. Durante il secondo giorno dei Diplomatic Days, venerdì ambasciatori e consoli hanno potuto toccare con mano, visitandole, eccellenze che hanno scelto di insediarsi nel ferrarese. Prima tappa a Gaibanella, a pochi chilometri da Ferrara, la manifattura Berlutti. Nata a Parigi nel 1895 grazie alle abilità del calzolaio Alessandro Berlutti, la manifattura si trova a Ferrara dal 1994, forte della tradizione di calzolaie e esperti dell'Emilia Romagna, poi la costruzione dello stabilimento a Gaibanella e qui circa 360 dipendenti creano i prototipi delle collezioni e producono le calzature e la pelletteria di alta moda. Manifattura Berlutti da sempre apre le porte al territorio, in questo caso lo fa un territorio internazionale con consuli e ambasciatori, come, come ha visto, come hanno risposto a questa, a questa visita? Secondo me io ho visto persone veramente stupite da quello che facciamo qui a Ferrara e sono molto contento e tutto il mio team, tutti i nostri artigiani sicuramente sono orgogliosi di poter far vedere quello che si fa a Ferrara, spesso non è una realtà diciamo, conosciuta, eh, però c'è orgoglio. Volontà di promuovere il territorio di Ferrara. Voi siete un soggetto internazionale e in Ferrara avete creduto tanti anni fa. Eh... Consigliate questo ecco, a chi vuole eh, aprire nuove avventure commerciali e di affari. Sì, Ferrara ha tante qualità, il territorio è cioè, ben collegato, poi eh, abbiamo fatto queste scuole interne proprio per sviluppare le competenze di cui avevamo bisogno, cioè, eh, facciamo um, prodotti di superlusso, abbiamo bisogno di artigiani che fanno la differenza con i romani, quindi questo è importante. Ma i Diplomatic Days sono stati un'occasione per scoprire anche un territorio unico, quello ferrarese, in particolare Comacchio, con le sue storie e tipicità. Una breve tappa alla manifattura dei marinati ha consentito agli ospiti di approfondire la conoscenza della cittadina lagunare, poi via con l'apertura delle porte alla delegazione nel pomeriggio da parte dell'azienda LTE Toyota Ostellato, considerata un'eccellenza nella progettazione e produzione di montati e cilindri di sollevamento, LTE ha creduto da subito nel territorio ferrarese e opportunità come i Diplomatic Days lo confermano. È davvero importante per noi incontrare i portatori di interesse qui nella regione. Ovviamente siamo un'organizzazione piuttosto grande, una grande compagnia, ma abbiamo sempre bisogno di supporto quando si tratta di investimenti, di esigenze di terreni e di personale. L'università ha bisogno di lavorare. Questa è una terra di fornitori di macchinari, ma anche di manodopera molto importante. Siete un'azienda che guarda al futuro con il territorio ferrarese, insieme al territorio ferrarese. Soprattutto sul territorio ferrarese, soprattutto per le persone del territorio, uno dei nostri obiettivi è consolidare il tessuto sociale che è in, in quest'area. Il mio primo compito è, è di assumere, quando più persone possibile, trovando del, del lavoro, del nu dei nuovi prodotti, dei nuovi processi, faremo dei prossimi investimenti sia sugli attuali prodotti che su altri prodotti, eh, anticipo che alla fine di questo mese eh, verrà fuori la prima batteria full cell, quindi i nostri orizzonti non, eh, non si fermeranno mai. Ecco, voi siete la dimostrazione che si può investire sul territorio ferrarese e si può farlo con un ritorno di un certo livello come abbiamo visto oggi? Si può eh, investire, si deve investire, è un'area che ha bisogno, eh, sono delle persone straordinarie, sono delle persone a cui noi dedichiamo tanto tempo, ma loro altrettanto. Eh, Toyota è eh, prossima a futuri investimenti, quest'area, eh, secondo il mio punto di vista, avrà un futuro molto rosso nei prossimi anni. Ecco, questo è il consiglio che lei può dare a questi consuli e ambasciatori che faranno da mediatori con gli investitori, insomma venite a investire nel Ferrarese. È un punto che abbiamo affrontato ieri proprio in, in serata dove abbiamo visto tutte le prerogative che possono loro avere in, in quest'area sia a livello di, di strutture, a livello di servizi, a livello di competenze e noi siamo a disposizione per una futura crescita anche da parte loro. Dopo una full immersion di due giorni, i diplomatici sono riusciti a toccare con mano quali opportunità il territorio offre. Sicuramente molto interessante, credo che non, non ho conosciuto iniziative simili in Italia, importante per far conoscere il territorio che sinceramente non conoscevo, è stata una grande sorpresa sia per la bellezza, sia per le iniziative, sia per le, per le aziende che, che insiedono nel territorio di, di eccellenza. Ecco, investire sul territorio anche per far mm, risalire un territorio, ci sono degli esempi che lei conosce da vicino di questo tipo? Sì, il progetto bellissimo della Riviera Cristallina, un progetto che sta prendendo piede nel sud ionico della Calabria, eh, dove non è mai stato avviato un progetto, tra l'altro privato, che ha due, due obiettivi: quello di rigenerare un po' il tessuto sociale, la creazione di un brand, che è proprio Riviera Cristallina, lo sviluppo, poi il marketing, per poi passare a una fase proprio di commercializzazione internazionale nazionale di un prodotto turistico. Il tour è poi proseguito alla Friel Greenhouse sempre a Ostellato, 31 ettari di serre ipertecnologiche riscaldate con l'acqua calda prodotta dalle centrali biogas adiacenti, un sito produttivo 365 giorni all'anno, 70% di risparmio di superficie impiegata rispetto alle coltivazioni tradizionali e 70% di risparmio idrico, sono alcuni dei dati dell'azienda leader nella produzione di pomodori distribuiti alle principali catene della grande distribuzione in Italia, Austria e Germania. Occasioni come queste di incontro con i consoli, con gli ambasciatori, eh, anche per voi aziende che avete investito sul territorio ferrarese fanno bene? No, certo, assolutamente, è un, un momento di, di condivisione e quelli che sono stati i risultati che abbiamo cercato di... Stiamo portando con fatica avanti avere il territorio comunque disponibile, quello, quello nazionale, quello internazionale, ad, ad osservare, a vederci, a visitarci, è fondamentale per darci ancora più forza. Sicuramente, questo è l'elemento. È tutto molto bello poi, tra l'altro, no? a vedersi e quindi va bene, sì, assolutamente sì. Ecco, per eventuali investitori, visto che voi nel, nel recente periodo, nello scorso periodo avete investito tanto qui nel territorio ferrarese, che consigli date? Allora, abbiamo sicuramente è stata una scelta della proprietà abbastanza determinante e determinante. Devo dire, abbiamo un master plan molto ricco che chiaramente è caratterizzato da investimenti prevalentemente nel settore energetico, perché noi con questa, diciamo, siamo leader a livello nazionale su, nel settore energetico e quindi lo vogliamo rappresentare così. Però, Chiaramente è una valorizzazione di questo territorio assolutamente che abbiamo voluto, vogliamo portare avanti perché ci interessa, siamo stati accolti con grande interesse da parte di tutti, insomma anche delle amministrazioni locali, devo dire. E quindi assolutamente sì. Abbiamo, siamo sempre comportati in maniera, sare, sembra banale dirlo, insomma, affermarlo insomma, in maniera molto corretta, continueremo a farlo assolutamente. Sarà, sono sforzi enormi anche dal punto di vista. Non solo finanziario, eh, perché comunque ci sono grossi problemi eh, che riguardano l'arruolamento del personale specializzato, che riguardano anche l'arruolamento la, del personale di, 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 diciamo anche meno specializzato. Eh, però andiamo avanti assolutamente, stiamo trovando tutte le formule possibili, le stiamo applicando con la formazione continua, con, uh, con, con arruolamenti anche um, su, su con accordi con altre nazioni. Siamo nati 16 anni fa con, con, con nulla, siamo arrivati a queste dimensioni e quindi evidentemente vuol dire che si può fare. Certo. Si può fare assolutamente. Che esperienza è stata questa dei Diplomatic Days? È stata un'iniziativa diversa e siamo molto compiaciuti che Ferrara, provincia di Ferrara, ci ha invitato ai diplomatici sia a Milano che a Roma a conoscere questo territorio che devo dire che non conoscevo. E abbiamo avuto una sorpresa molto positiva avendo trovato lo sviluppo sia della tecnologia molto avanzata sia che nel settore dell'agricoltura. Per me è stata una bellissima scoperta Ferrara perché sono stati due giorni intensi di, di lavoro, di, di fare networking e anche di ascoltare le, le autorità più importanti sia della regione che della città di Ferrara. E come conclusione più importante mi sembra che io come i miei colleghi abbiamo trovato dei punti interessanti per sviluppare di cooperazione di collaborazione con diversi settori nel del nostro nel, caso, nel mio caso dell'Uruguay sia nell'ambito per esempio della de pelle siccome anche in altri settori da, da individuare insieme a quelli che potranno essere eventuali e partners quindi ringrazio molto gli organizzatori perché sempre organizzare un evento del genere è una, una sfida molto seria e molto impegnativa. Quindi siamo molto grati per questo invito e sono certa che sarà la prima visita di tante altre. Ferrara viene sempre definito una Cenerentola, ma le opportunità sono tante. Beh, sono un po' stanco, sinceramente, di questo termine. Questa è la rappresentazione proprio pratica no? di quello che deve essere un po' il tentativo o comunque la possibilità di realizzare eventi che vadano invece in una direzione opposta. Bisogna dare tutti insieme e lo facciamo se siamo veramente tutti uniti tutti gli operatori dei vari settori a qualsiasi livello questi siano eh, di credere fortemente in una non dico in una rinascita, ma nel continuare a portare avanti quelli che sono dei valori positivi del nostro territorio.